tante operazioni testa giù poi in favore dei suoi portacolori, e arriva, eccolo qua, tira lungo sta, mettendosi agli ultimi 250 metri, e tra poco potrete incontrarlo, attendono passaggio, applaudirlo, perché lo merita. Eccolo qua, tira lungo quest'anno, ripetiamo ancora una volta, che ha giudicato la tappa di Rocca di Cappio e Giro d'Italia. Eccolo qua, l'applauso, il voto per Paolo Tirolongo, eccolo! Tirolongo transita in questo momento. Eccolo! Applauso per Paolo Tirolongo! Attendiamo gli altri quattro. Attendiamo gli immediati seguitori ancora di Serpetto su tratti 100 metri, eccoli qua, l'applauso anche per loro di Caruso che guida, vantaggio una ventina di secondi, 19, 19 secondi, e attenzione, attendiamo la testa del gruppo, ci sono 30 secondi, il gruppo guidato dal numero di gara 117, ancora Alessandro Prodi, sempre con tanto si prosegue 29 secondi per Mezzacesta per quanto riguarda il ritardo del gruppo di Amando e Viti che stanno transitando in zona traguardo in queste cose di corsa. Adesso vediamo altri passaggi, applaudiamo tutti gli atleti che stanno vedendo esposto il cappello, quindi fa 4 giri al termine, dovranno affrontare ancora per 4 volte la Tesla San Luca, i grandi protagonisti del Giro dell'Emilia Granarolo, e intanto facciamo un grande applauso a trionfato su questo traguardo nella passata stagione, comunque è uno dei migliori interpreti di questa stagione 2012, si sta avvicinando intanto al passaggio in zona traguardo, è presentato intanto Nibali, e intanto dicevamo si sta avvicinando per il passaggio il vincitore dell'edizione 2011 Carlos Alberto Betancourt, come abbiamo detto evidentemente in una giornata non di grazia. Anzi, termina proprio in questo istante il suo giro delle Mille Granarolo. Vi facciamo comunque un grande, grandissimo applauso. Ha praticato nel altissimo livello anche il Ciclo Grossi, trova a controllo su queste pendenze. L'applauso per il protagonista del Cima Sana, Fabio Aru, che pratica in questo istante in zona traguardo. Vediamo ora il passaggio dei femminili, il vincitore ha cambiato qualcosa alle spalle di Aru. Vediamo che ci sono degli allunghi nelle prime posizioni. Vediamo ora Mottini. Questa è la situazione al momento del passaggio. È transitato anche Quintana, quindi il resto del gruppo, vediamo che non sorti, vediamo se vi ha altre sedie ancora sedine, che fa parte di questo cappello, e dopo avremo anche il nuovo aggiornamento della situazione econometrica per quanto riguarda il passaggio di Fabio Aru. Che bella azione, stiamo vivendo un momento veramente importante con l'attacco di quello che è una delle grandi speranze del ciclismo italiano, Fabio Aru, che si sta mettendo in evidenza in una delle grandi classiche nel Giro dell'Emilia Granarolo. È stata la distesa per Fabio Aru, dopo che mette il passaggio, un passaggio ufficiale, primo, secondo e terzo qua. Allora, attenzione, primo lì, applauso per gli uomini della corsa! Passaggio in questo momento, ancora superato Sendate, Giovanni Stotti, Giovanni Stotti davanti a Fonso Vivo e Feli Stotti. Che erano uomini appunto alla Ma Ivan!
Sì. Giovanni Zicco di fare l'andatura. Come abbiamo detto, l'azione di Zicco potrebbe essere finalizzata a lanciare un attacco nelle fasi conclusive del nuovo paio di squadra, Nairo Kitan Rojas. Inizia ora il tratto in difesa. Italiano in stessa corsa, aumenta il ritmo Pozzo Vivo, con Pozzo Vivo rimangono altri due, ovvero Quintana e i campioni d'Italia. Attenzione, grazie a tutti. Vanno Gianni! Perché l'Italia vince una tappa, eccolo qua che conduce, con lui sono ancora campione italiano, il tricolore, Quintana, gli altri sono leggermente staccati, anche gli altri, solamente Kessiakov è rimasto staccato, gli altri sono ancora più indietro. Aumenta l'attenzione, Quintana allunga, gli altri due soffrono un attimo, Quintana allunga ancora, sta spianando, superando la fase più impegnativa. Volo piano per 1990 con le vittorioso nel corso di questa stagione, Nairo Quintana allunga, Pozzo Vivo tenta di resistere, sta perdendo contatto dal rappello di testa del campione d'Italia, Franco Pellizzotti, intanto Quintana resiste in testa, Pozzo Vivo si viene scenato ad una trentina di metri, Quintana insiste, come abbiamo detto, gran po' di lavoro in precedenza del tre campione d'Italia, Giovanni Visconti proprio per proteggere, per portare più avanti possibile, per essere d'aiuto ai compagni di squadra, Quintana che si va ad alzare sui pedali, il forcing del colombiano Nairo Quintana. Vantaggio di una decina di metri, anzi forse di più, e solo Pozzo Vivo tenere in testa, mentre c'è dunque il campione italiano, attenzione, continua comunque l'azione dei soffi, cerca di accodarsi a Pozzo Vivo, mentre Quintana marcia con una forte azione, sta guadagnando nei confronti dei due. Per Quintana quest'oggi potrebbe essere la settima vittoria stagionale, lui che stanno vinto 6 corse, continua comunque a spingere a tutta, porta colori della formazione della Movistar. Combattore, trionfatore quest'oggi, Quintana! È un porta colori della Movistar, è un atleta colombiano, nel 1990 che va a vincere, vincere una famiglia per la Roma! Nairo Quintana! Per lui, settima vittoria stagionale! Quando Kessiakov, terzo per i soldi! E quindi la giocata per Pozzo Vivo che ha chiuso le mani istante! Bella recupero di Kessiakov, perché affermazione è quella di Nairo Quintana! Ma l'applauso è pubblico per tutti gli atleti che fanno il nostro palco! Arriva anche il Cristore in Svegna! Era stato avanti al Kinko! Lui che aveva caratterizzato le cose precedenti di gara, Nairo Quintana! Ha ottenuto le mezzo affermatore stagionale! Arriva in questo istante anche la Bottini, quindi vediamo Giovanni Visconti, bravissima, a fianco di Quintana, quindi dai riserve, guarda che gli elenchi sono i grandi protagonisti del Giro dell'Emilia Granarolo, e la finale con il successo di un atleta colombiano, questo Nairo Quintana, che ha conquistato l'ennesima affermatore stagionale. Nairo Quintana è nato nel posto di febbraio del 1990, questa è la sua settima vittoria stagionale. Precedentemente ne aveva vinto 6, tra cui due classifiche generali. Il giro della mia grande ultimo giro, ultimo giro, eccolo qua, ultimo giro, il campionato ecco l'elicottero delle riprese, vai! E basta il resto del gruppo. State confermando. E confermando il passaggio. Torre e arrivi al certo posto con il numero 88 di sconti. 12 secondi vantaggio nei confronti degli altri.
mentre Di Luca ha perso contatto, assieme a lui anche Cunego, del numero 55 Trofino, e 63 Aru, che è il primo che ha perso contatto della testa. Due uomini a condurre in questo momento, ovvero Riccardo Chiarini, che ha dato tra poco per il gran finale.